Ciao! Allora, mega la Ivettina Gran Turismo, perché oggi c'è stato un coso fighissimo. Un secondo che stiamo. Sto condividendo la liveina. Non è entrato neanche ancora Stream Elements. Mi sta preoccupando la cosa. Stream Elements. Ciao Kevin, andiamo a vedere tutti i miglioramenti, tutte le cose strafighissime che sono successe oggi con la patch del 23 giugno 2020. Aspetta che sto condividendo in Discord, mica che condivido sul Discord di un altro e poi mi mandano a quel paese, eh. Non è possibile inviare perché non sono in. Ciao ragazzi, allora, visto che non abbiamo ancora cominciato, vi faccio vedere subito. Oh Andrea, carissimus Prime, guarda qua, gentil sesso, gentil amico mio. Allora, no, Twitter non ha voglia di essere condiviso. Twitter non condivide una sega di niente. Ok, Asia Pacifico, Nissan, Suzuki. La Suzuki, la possiamo comprare. La possiamo comprare. Ciao Sound Alert, ciao Stream Elements. Mi stavate facendo un po' preoccupare che non eravate arrivati, amici miei. Allora, venite in live. Grande, grande Vertex, grandissimo. Ieri poi alla fine sei uscito. Oh, amica mia. È stata una gara un po' così così, ti dico la verità, quindi. Però è stata divertente. Grande Vertex! Dai, che dopo giochiamo. Speriamo che ti faccia stare dentro il lobby, amico mio. Allora, l'unica cosa che è successa ieri sera di un po', a parte che tu sei crashato e non sei più rientrato, mi spiace, è un bordello. Ma la cosa proprio più sconvolgente è che non riuscivamo a trovare una macchina per poter correre. Quindi da stasera abbiamo deciso, io, Sharder, Loki, che si deciderà con la categoria, quindi GR3, GR1, GR4, GR5, GR27, GR174.644,2 e ognuno sceglie la macchina che vuole. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Come state? Grandissimi. Dai che stasera arriviamo a 590 followers. Forza ragazzi. Allora, parliamo di live, nuova escudo e pista. Allora, andiamo a provare. Venite, amici. Ok, condiviso questa roba fichissima su Facebook, che secondo me ci sta di brutto. Allora, abbiamo Wella Sharder, guarda che mezzo, bruschetta, grande bru. Grande. Allora, ciao ragazzi, grandissimi, la scudo, il dove sta la scudo? Ah, ma la scudo non si può comprare. Quando posso un saluto vengo, grande, grande bruschetta, bravissimo, bravissimo amico mio, mi piace solo sopra come sempre ogni tanto. Ah, menu extra? Puoi completare questi menu extra collezionando auto. Collezione 3 ti farò un regalo, ma io li ho fatti tutti, raga, ce le ho tutte le auto, quindi ricevi ricompensa? Ah, che bello! La Toyota 86, amor. Ah, c'è il drago con le mani! In sport, Marco, prova nella sezione sport in Alsazia. In sport. Ho completato Toyota, quindi mi dà un biglietto. Menu extra, stanno facendo queste cose qua adesso? Con il menu extra, che figata. Allora, devo provare che cosa, amico mio? La Toyota 86 appartiene a una serie di sportive AP di tre generazioni. È una collezione incredibile, si sì, dice io già. Gli storici modelli originali sono la E-Corolla, Swindle,
la corolla e la sprinter di base sono allineate come veicoli AA, attenti allo spazio, mentre le varianti come la Lear sono state dotate di trasmissioni API con la... Ho già fatto un buon tempo. Senti, è un suono per dire grande, grande, grande. Beh, questa mi piace l'ultima, eh? L'ultima, quelle vecchie, vabbè, hanno fatto la storia, sono un po' dei cascioni. Ah, vediamo un attimo la Honda. Mi dà un Automobiles? Grande Honda? Queste sono le cose che mi rendono felici alla sera, eh? Un po' gli abbonamenti e le auto gratis. Gli abbonamenti su Twitch e le auto gratis. Ieri. Oh, grandissimi. Oh, bella, tanta roba. Non credo di averla, NSX, perché forse l'hanno messa oggi, eh? Adesso parlerà della Honda Type R. Leggiamo la storia della Honda. Questo è il bello di Gran Turismo, ragazzi, che è incentrato sulla storia, anche sulla vita di uomini e donne che lavorano per le macchine e nelle macchine. No, nelle macchine non credo che si dica, però io lo dico perché il canale è mio, faccio quello che voglio. Questi tre sono tra i migliori capolavori di Honda, e ha ragione. La Civic R, ragazzi. Mamma mia, Type R viene assegnato a modelli ben precisi. Sì, sono tipo la M-Gain, l'Audi RS e la Abarth, saprebbe praticamente, giusto? NSX del 92, mamma mia, è stata costruita in maneggevolezza superiore. Può essere considerata, ma bellissima, ragazzi, questa qui è tanta roba. Poi Integra, mamma mia, anche la Integra, ragazzi, che roba. E la Type R, questa qua ce l'aveva un mio amico di Novara. È tanta roba sta macchina, eh? È stato l'ultimo, anche la Type R è praticamente un'incarnazione dello spirito competitivo della Formula 1. Grande motore trasmissione, il nome R viene tramandato per rassicura l'evoluzione dei modelli sportivi. Eh sì, brava Honda. E grazie della macchina Honda, ringraziamo la nostra amica Honda. E qui cosa mi dà? La Mazda, e mi dà un biglietto della fortuna. Speriamo di essere fortunati, da 6, Adesso andiamo a vedere motore rotativo la Mazda, Tanta roba Mazda. Mazda è giapponese, amici miei. Come state innanzitutto, ragazzi? Dai, scrivete in chat come state, amici miei. Come state? Come vi va? Cosa facciamo stasera? RX7 rotativo, completa splendida. Io leggo a metà, tanto state leggendo anche voi. Nasco dal motore Wankel, sviluppato nel 50 dalla cara tedesca NSU, quindi vedi che ruotola. Potenza Felix One, i motori presero il nome. La struttura del motore è diversa da quella dei motori normali. Trasmettono la forza motrice alle ruote grazie a un rotore. Ragazzi, sono muertos. Hanno preso una potenza con un numero di componenti relativamente ridotto. Ah, fighisti. Un tempo venivano definiti ideali. Mazda. Allora, Toyo Kogyo. Madonna, che motorino piccolino, raga. Incredibile, Firmò un accordo per sua con la NSU, il suo motore rotativo, e poi li ha fatti belli tosti, passò i 6 anni successivi a risolvere tali problemi. Pienes de problemas. La prima auto motore doppio rotore, raga, che bella. Per permettere la fidelità del motore, Mazda partecipò al 68 alla maratona della Route 84 ore, wow, al Nürburgring, quarta, bella. Le Mans, la Mazda 787B con motore rotativo. Sberla sta qua, a vincere la competizione. Beh, direi che hanno fatto un bel lavoro, 78 rappresenta modelli prestigiosi, sportività, sicuro nella storia dei motori rotativi. E questa è la Concept, che è fantastica, la VGT, Tanta. Ho finito, pensavo che c'era qualcosa nei menu, ma praticamente no. Allora, andiamo subito, immediatamente, a prenderci i nostri due bei bigliettazzi, ragazzi.
Come state amici miei? Tutto bene? Prima facciamo quello da 4, dai raga. Vieni qui amor mio, al cellulare. Vabbè, quello da 4 pezzi. Ce li ho già tutti. Vabbè, vabbè. Piuttosto di una sberla. Ci sta. Ci sta. Allora, invece andiamo... I 6 stelle... Ah, sono motori solo. Perché macchina? Chevrolet Corvette del 2014, eh? Ok, un bel motorino. Vabbè, avevo bisogno di soldi, però piuttosto di darmi sberle è meglio anche questo che mi ha dato. Allora, Scapes. Ci sono Wickings. Ah, è il nuovo circuito, raga, bello, mo piace. Ci sta. Andiamo invece qui un secondo a vedere la pista. Alla fine c'è solo quella là, eh. Aggiornamento, ho proprio scritto aggiornamento. Dov'è? Ciao amore mio, ma come si chiama questa pista nuova? Ah, qui, e che cavoli. Charder amico mio, lungo e corto c'è anche Charder. Stasera ci facciamo l'online su sta pista, Andrea, Bruschetta, Vertex. Ci facciamo una garetta qui? Ma quanto è bella! Non rispondo, sì, è scaricato il telefono, ok. Una specie di... Bella! Bella veloce. Bella veloce, raga. S. Oh, no, non lo sapevo. 2S. E perché? Perché? E la domenica mi fai girare di brutto. L'aveva detto che c'era il telefono scarico. Ho letto. Charder, riesci a capire dove si trova Carla dietro l'inquadratura? Di drums? Ho il drago con le mani, ragazzi. Stasera c'è il drago animato. Animate Drake. Può dire Drake? Io dico quello che voglio. Ciao amici. Oh, la Honda NSX ha fatto un bordello. Mo, basta, facciamo dopo quel lavoro lì, mo. Devo capirla un po' la pista, eh. Un'altra McLaren F1. Ciao amici e amiche, grandissimi. Pista nuova. Devo stare un po' più attento qua, eh. No, qua è piena. Poi arriva una S, eh. Adesso è la S veloce, ma... Carica amore, lasciala. La luce di qua Salamo. A sinistra, c'era. Era dietro il cartello del drago, amico mio.
Sì. La luce. C'era? E adesso non va. Quella Nick! Aspetta, mo, che casino che fai quando sei qua. Ciao Nick, amico mio, come stai? È una bella pista, hai già fatto. Hai già fatto l'oro! Ma dai, ma io sono qui ancora che sto uscendo, amico mio. Facciamo un po' di online, se avete voglia, ragazzi. L'amico Andrea ha già fatto l'oro. Cazzarola Andrea. Dai che la facciamo allora l'oro. Proviamo a farla, dai, proviamo a farla. Poi ha detto Andrea che c'è qualcosa nell'online, Andrea, vero? Vai amore. Dove la provo la scudo, amico mio? Dimmi dove e io la provo, perché non l'ho vista, non posso, si può comprare. Ah, ma non si può comprare la scudo? No, raga, non si può comprare la scudo, ma si può comprare la scudo? Non l'ho vista qua. Ah, domani. Ok, allora, time trial in sport. Ok, andiamo a provarlo. Ah, ok, domani si può comprare. E quanto costa? No, dai, qua non c'è niente da comprare. Allora, time trial in sport. Voglio proprio provarla, la scudo, ragazzi, eh. Cos'è sta roba che devo fare i diritti? Hanno cambiato qualcosa, la politica? Perché deve far vedere sti video che non c'ho voglia di vederli io? Infatti, non leggerla. Testina, non ce l'ho. Ok. Proviamola, eh. Sono... Ah. La escudo, raga. Ah. Dai. Ma quanto viaggia? Ciao ragazzi, non entra. Ciao amici e amiche, benvenuti nella live di Marco Trans di Twitch. Grandi ragazzi. No. Che fatto è? Caspita, è tosta, eh? È tosta andare a tenere la strada. Ciao ragazzi, stiamo andando con la scudo. Si gira con un nulla, si gira, altra penalità, no, non ci credo. È tosta, eh? È tosta ragazzi, le scudo. Grande. Adesso poi andiamo a vedere quello che hai fatto, Sharder. Hai fatto delle livree, Sharder? Sharder, ti comunico, porca, che ce l'ha mio cugino da provare la demo di quel gioco lì di costruzioni, eh?
mi farà sapere l'uscita in italiano e tutto il resto, anche se comunque è una demo, quindi non credo che ci siano tutte le cose implementate, eh. Dai! Madonna! Tanta roba quel gioco, amico mio! Ma tu le informazioni che è cooperativo dove le trovate? Passami il link! Tanta roba incredibile, raga. Ma perché si gira? Ma perché si gira che mi dai penalità ancora? Ciao amici e amiche, vuoi venire? Un'altra penalità, raga. Vabbè. Ah, sullo store di PlayStation c'è scritto multigiocatore? Il gioco, quello che ho fatto vedere prima, di costruire le case, le cose. Vai, amore. Vediamo se riusciamo a... Ah, sei serio? Ma dai, ma non si può frenare sta macchina. Andrea, ma come hai fatto? Madonna! Vabbè, bisogna prendersi un po' la mano, eh. Adesso sto sbagliando anche perché poi, tra l'altro... Ma che roba, ma si gira! Girarti e andare a sbattere! Sì, ma piano piano bisogna frenare, dai! Ma perché? Ma smetti la volante! Infatti! Adesso guardo, Sharder! Si inchioda e si gira anche! Va, va! Ok, dai! Speriamo di non... infatti, ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Allora, sto provando la scudo, raga, è troppa roba. Dobbiamo praticamente frenare sul dritto. Sharder vuol giocare Carla? Sì, sto facendo caffè.
Alsazia. Credo di no. Vuoi provarla? Mi devi mettere. Non c'è questo di nella questa parte. Quale? Ah no. No. Cioè gli indicatori e quando devi frenare c'è la scritta. Fai Alsazia. Vuole provare Alsazia Charger Carla. E chi vuol venire a giocare, ragazzi, siete invitati, eh? Grande amico mio. Alsazia e normale, questa qua che sto facendo io adesso, eh? Gli è piaciuta la pista? Amo? Ti è piaciuta? Per cambiare un po'. Cosa ha detto Kevin? In 4 su costruzione. Sì, c'è scritto. L'unica cosa che non so è Kevin se c'è italiano, però gliel'hanno mandato come demo a mio cugino da provare, da portare sul canale suo. E mi farà sapere. Sì. E quindi ti so dire tutto. Ho detto che forse sabato vado lì a vederlo a casa sua. Ci proviamo, amico mio. Sì, Kevin, è una figata. Costa 44 euro. Lo compra anche Morris, lo compra Sharder, lo compro io. Quindi, sinceramente, ti voglio tra i nostri, eh? Dobbiamo andare a costruire case. E, sinceramente, lo porterò anche su Twitch, quindi ci giochiamo, anche se magari non è un gioco che piace a tantissimi, è un gioco di nicchia, ma quello è, secondo me, il gioco più figo del pianeta. Camion, betoniere, ragazzi, dai, troppo figo. Secondo mio amore. Oh my god, vieni mio amore. Puoi venire? No, devo un tasso di caffè. Allora lascialo qua. Perché? Dove vai? E cosa prendi? Devo fare il Ma hai messo lo zucchero? Oh. Hai messo lo zucchero? Sì, perché? Perché è zucchero? No, non mi va. Dai, che cazzo fai? Volante, allora, volante. Smettila. Allora, ehi, poco casino. Allora, vediamo un attimo, raga. Secondo te qual è il punto dove sbaglio? Tutto? Dai, adesso è un secondo 10. Va come si gira, raga! Incredibile! Il controsterzo? Cioè, sto rimbambito che va da una parte e poi esce, poi arriva dall'altra. 1,52. E cosa succede con 1,52? Dopo andiamo a aprire anche sto bigliettino. Ok.
Ma per avere i soldi? Vertex 1.38, Andrea 1.39, Monster, Loki Snow 1.52, Marchito. Incredibile. Contro sterzo tolto, amico mio. Ci proviamo, raga? Forte questa cosa che la fanno provare il giorno prima e poi la vendono il giorno dopo, eh? Figa, figa come cosa. Dai, ah. No, non uscire! Dai, proviamo il giro, raga! Dai, frena, ma è stupida! Vertex, ci stai? Dice il mitico Andrea. Ma dai, ma come fa? Ma perché fa queste cose? Va, va, va che non frena, porca! Qui sto provando, amico mio, ma va, ma che esce, ma che esce. Ciao ragazzi, allora avete provato il nuovo PlayStation Plus? Io mi sono abbonato al Premium, ho scaricato già un sacco di giochi che volevo comprare e provare, ci sono un sacco di giochi PS3, PS2, PS1 e anche portatile, la PSP, che potete giocare anche in down, come si chiama? Sì, sì. Lo facciamo, Kevin. Stai qui, vuoi vedere insieme a noi? Scegliamo, come hai detto tu, l'impostazione della macchina, senza settaggi, tutto impostazioni uguali per tutti e ognuno sceglie la propria macchina. Ma dai! Sì, perché ieri è stata bella, ma è stata troppo tempo per scegliere la macchina e poi è noioso, quindi bisogna GR2, GR1, inizialmente era indomabile, poi ci hai preso la mano. Uè, Kitsune, grandissima amica mia! Scusa, non sono riuscito oggi a venire nella tua mega live perché ero a lavoro. Grande Kit, amici, tanto so già che vi siete tutti
Ah, grazie amica mia. Siete già tutti iscritti da lei, mandate sul canale di Kitsune che fa live fichissime e nel weekend porteremo sicuramente qualcosa. Ci sentiamo quando ci sei, Kit, e la mia amica Kim e Kimberly e con Masadis. Guarda, guarda, Kit, che macchinina che c'ho qui. Guarda cosa c'ho qua, è più alettone che macchina. Incredibile, è indomabile Kit. Grandissima Kimberly. Indomabile questa macchinina, eh? Sei un Hot Wheels. È vero, hai ragione. E sinceramente mi sta facendo disperare, eh? E sai che non è che proprio vado piano in macchina, insomma, non sono neanche il migliore del mondo, ma mi sta facendo un po' disperare. Per fortuna c'è l'amico Andrea che mi dà dei consigli su come... Oh, grande, grande Andrea, grazie. Phil! Allora, Phil, è gratis stasera. Stasera è gratis. Però domani, domani la mettono a pagamento. A pagamento. Dobbiamo ancora decidere il gioco che giochiamo, Kit, eh? Se fare Fall Guys. Ti è piaciuto poi Fall Guys, Kim? Stasera, amici miei, è nato il... No. È uscito il nuovo PlayStation Plus, io ho comprato il Premium, quindi tutti i giochi PlayStation 1, 2, 3, 4. C'è Phil, ragazzi, è ritornato Phil, io ci giocavo tempo fa. Non ne ho vinta neanche una, è bellissimo. Amica mia, l'importante non è vincere ma è partecipare. Queste sono le classiche stupidate che dicono quelli che perdono sempre. Però è vera la cosa. Ah, vai tranquillo, io sono sempre qua, amico mio. Io sono sempre qua, amico mio. Quando tu vuoi passare sono qui, quando vuoi giocare io sono qui, quando vuoi venire a fare la telecronaca io sono qui, quando vuoi venire a salutare e poi andartene via io sono qui. Io sono sempre qui, amici miei. Sempre con il mio Gran Turismo, sempre con il mio Formula 1. Vi ricordo settimana prossima, amici miei, che porto Formula 1 2022, Day One Edition. Il nuovo Formula 1, raga. Andiamo a giocare con il nuovo a Miami. Andiamo a Miami. E poi vi devo dare una notizia incredibile. A parte che farò delle live fichissime con la mitica Kit. Adesso ho cominciato delle telecroniche con Athena Corse. Ah, che bello! Ok, replay del primo mi fa girare. Grande Kit, grande. Sì, sì, dai, ce le facciamo. Poi se ci divertiamo continueremo tutta la vita da youtuber a fare live insieme. Se non ci divertiamo ne facciamo una e poi basta. Ma io non credo, non credo, perché sia io che te siamo due mitici. Quindi due mitici insieme fanno miticosità. No, lasciate stare la cazzata che ho detto. Non mi è venuta la battuta. E d'altronde sto correndo con una macchina che non sta in pista. Quindi... Esatto, fallo super mitico. Come Super Saiyan, super mitico. No, vabbè, lascia stare, mamma mia, sta in scudo, ragazzi. Sta in scudo. Guardatela tutta e la livrea, raga, eh. È da sterrato quella. Amico mio. Ah, la scuderia Mythiconin Racing Team. Riproduciamo replay, ma replay di chi? No, di Marco Drums è un disastro, ragazzi, lasciamolo anche perdere. Come faccio a vedere replay del primo? Allora, vediamo replay di Vertex, se si può fare. No, apri profilo, no. 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 Come si fa a vedere il primo? Antonio Santos, minga. Ah, ma il fantasma. Ah no, aspetta, aspetta, ho visto un qualcosa là. Come faccio a vedere il replay? Vai alla tua posizione, alterna il nome, torna in cima. Oh, ma cosa va? Oh, stica, eh? Ottavo C. Giannotta, grande italiano. Ah, ho anche nato De Angeli. De Angeli quarto, raga, eh? Stica, grande. Poi un giapponese, un australiano e un francese. E io sono 12 millesimi.
Ah, stai scudo, ma già rotto le scatole. Allora, andiamo a fare qualcosa di più interessante. Guarda il fantasma, prova. Ah, non c'è il demo. Ho capito. Ciao, vediamo sto fantasma. Mamma mia, che schifo sta macchina. Noleggia l'auto. Ma scusami, ma se io seleziono dal garage, non ce l'ho. Certo che lo guardavo prima. Certo che c'è. E dov'è? Dov'è, amico mio? Spiegami, amore. Ti ho detto amore. La storia di amore tra Marco Drams e Andrea. Allora, come faccio a vedere il video? Carica fantasma. Ah, beh, ma carica fantasma. E poi ci devo correre, vedo quello lì che va e quando lo prendo. Non è che vedo il video suo. Esatto. E dov'è il fantasma? Scusami, io non lo vedo il fantasma di quello là. Cioè, vuoi dirmi che il primo pezzo è stato più veloce che sono andato a sbattere? Sì, ma questa del fantasma non è che mi aiuta. Non c'è già più. Ciao. Il fantasma non gira la macchina, il fantasma. Porca la miseria, ragazzi. Incredibile. Qui ci vorrebbe un commento di Phil che dice, ecco, incredibile. Gli hanno montato le gomme sbagliate, perché dove? Ma dove che non riesco, amico mio? Ma dove? Non gira. Classifica mondiale. Apri profilo, carica fantasma. Oh, Phil, grandissimo, va bene, amico mio, dai, vai tranquillissimo, quando vuoi, siamo qui. Ciao, Phil, buonanotte, amico mio. Ok, io non la vedo, amico mio, io schiaccio X. Apri profilo, carica fantasma, basta. Perché Andrea mi dice delle cose e io non riesco a farlo? Notte, amico, notte, Phil. Andrea, perché non vedo il video? L'italiano ce l'ha. Andrea dice l'italiano ce l'ha. Il video. Ah, l'italiano. Ah, scusami. Carica fantasma. Apri profilo. Ma carica il fantasma e basta. Apri profilo. Beh, è un po' noiosa questa cosa, però non ce l'ha. Non trovo. Apri video, amico mio. Replay. Avvia replay, riproduci. Ma il mio, eh. Non lo so. Beh, quando mi spiegherai bene come si fa. Sto facendo quello che mi dici tu. Allora, l'hai scudo, raga. Vai tra, aspetta. Anche perché sono già le 10, ragazzi, vorrei fare anche l'online insieme a voi, eh. Se no poi diventa tardi, non riusciamo mai a far niente.
No, no, beh, se riesci a trovare come si vede il replay me lo guardo volentieri, eh. Se riesci a trovarlo, Phil, Andrea. Guarda come fila, oh, non c'è più. Ah, ok, adesso proviamo allora. Ma dov'è, oh? Ah! Dai, non ti girare. Non ti girare. Olì. Bacino, ma va questo di Dio. Allora, vediamo un attimo dove mi diceva Andrea, adesso poi corriamo, perché ragazzi, allora, da fuori mi dice, allora, Suzuki, noleggia auto, classifica. Riproduci replay. È vero, da qua, bravo. È perché da dentro non lo faceva. Non si può vedere da dentro. Testa piena. Sì, ma com'è che non gli si imbarca lui? Come si imbarca? Faccio finta di correre io, raga, così chi viene tra adesso dice, ma come corre forte Marco Drums? Ciao amici e amiche, benvenuti, benvenute. Mano guida Trump. Allora, ne provo a fare un giro io, ma credo che non è servito a nulla vedere il replay di questo qui al mio cervellino. Non fare queste cose sul computer. No, ci fate niente. Non fare queste cose al mio computer. Non ho fatto niente. Ci metti il piedino di fianco. Pulso lente. Allora. Metti segnale frenato, ma posso mettere anche l'impossibile. O guida un altro al posto mio. Tanto tanto amore ti serve anche a te. È quello lo voglio, della curva. Eh sì. Allora mi concentro solo nel dritto. Sì. E che cricchius. A lui non si inchioda così. Ciao amici e amiche. Benvenuti ragazzi e ragazze. Bacino.
Vado un secondo a mangiare l'anguria. Ma chi c'è, amore? Kit, Kimberly. Ciao, ciao Kit. Bella, vai a mangiare l'anguria, bella. A bella fetta l'anguria. Ciao, ciao Kit. Dai, poi ci sentiamo in private. Ma chi vedo lì? Amore, saluta la, la mitica Kimberly. Ciao. Ciao. Così. Ciao Kit. Un po' di... Stasera gioco anch'io perché Shade fa la lotta. Stasera gioco io perché Shade fa la lotta. Quindi, sti cazzi. Bella chi? Ma buonasera, buoni tutti, buoni. Buoni tutti, questa macchina inguidabile, Kim. Vai a mangiarti l'anguria, mi raccomando, non... non ma porca miseria, non mangiarti i semi, eh. Oh, brava, brava, brava. Io ho bevuto il beverone stasera, quindi... non, ma, manco ho mangiato. Sta palestra mi sta tirando scemo. Va bene, Kim, dai. Buona anguriata, eh. Non mangiarti i semi che poi ti rimangono e ti crea e ti fanno le angurie nella pancia, dicono. Questo me lo diceva sempre mia zia. Beh, effettivamente non lo so se funziona. Bruschetta ha fatto un messaggio che non... Ah, è una mascherina. Ste gare... partiamo adesso, amico mio. Vogliono farmi fare a tutti i costi questa gara qua con la scudo, ma... Ah! Dai, andiamo a fare le gare, andiamo a fare le gare. Andrea, scusa, ma stai scudo non fa per miegos. No, dobbiamo lavorarci sopra, eh. Dai, andiamo a fare un po' di garette online. Giochi tu, mio Mao? Così intanto io faccio un video. Ti faccio... Allora, ti va se... Porca miseria, è sparito qualcosa. Se faccio io che devo allenare in una pista. Che pista è? GR4, va bene. Mo io la prendo, è bellissima. Sì, sì, anch'io la prendo, amico mio. Non sto dicendo che fa schifo. Alsace, va bene, va bene, va bene. Allora, metti tutte le macchine uguali, il limitatore, quindi tutte le varie cacate, e che non si possa usare il NOS. Sì, sì, fai tu. E poi che non si possa usare gli assetti, perché se no, vabbè, uno c'ho l'assetto e non è fattibile giocare insieme. Metti queste tre impostazioni qui, fai Alsazia, dimmelo quando è pronta che lo facciamo. Ragazzi, di che colore la compriamo? More! Metto le impostazioni che abbiamo il torneo. Ok. Vai. Va bene. Gialla? No. Rossa? Bella questa. Blu. Aspetta, adesso. Beh, questa cambia solo il giallo. No, il giallo è più bello. Rossa è bella. Rossa? Allora, gomme morbide, per una, che cos'è che è? GR? Questa è una GR3, raga, eh? GR3, avevi detto, provo subito questa qua. O GR4, GR4, ma che macchine sono le GR4? Sono quelle merdoschi. Fammi vedere che macchine sono le GR4. Chi entra poi insieme a Brusche, a me, Shard, ragazzi, Sharderino! Va che la fa Brusche la pista. Aspetta, non mi ricordo, fammi controllare. No! Di sopra la potevamo fare meglio, amiga, ti ho fatto vedere tutte le mie impressioni. No! Adesso mi farà vedere, Shard. Allora, mentre crea la partita Brusche, poi vediamo se riusciamo a entrare, se no la fai tu. Sì, GR4. GR4 lo fanno tutte schifo. Va bene. Non so neanche se ce l'ho la GR4 io. Comunque va bene. No, ce le ho tutte. Allora, Loki lo dobbiamo vedere quando c'è Loki. Sì, sì, l'ha vista Sharderino, questa mo. Ah sì, quella sì. Sì, sì, l'ha vista. L'ha vista ieri sera Sharderino. Comunque è fighissima, eh. Eccola qua, rossa. Madonna, bellissima. Anche quelle dettagli della bandiera lì di fianco è bellissima. Sì. È stupenda, Shade! Bellissima, incredibile. Limited edition. Tra poco arriva Andrea, grande Andrea. Bellissima, limited edition. Sì. Io l'avevo scelta però con il giallo e la volevo col rosso perché lui l'ha fatta più bella. Col giallo... Perché vedi, guarda il giallo.
Vedi? Solo il pezzettino, era più bello col rosso, no? Più bello sono i due, solo che sono differenti. Cioè, di tutto quello che hai detto non ho capito un cazzo. Allora, aspettate ragazzi. Creata, grande. Arriviamo. Niente, me l'ha fatta scaricare gialla, sharder, ce l'ho gialla. Vabbè, niente. Niente da fare, gialla, non so perché. Da voglia che è tutta storta. Me l'ha fatta scaricare gialla, gialla. Niente, niente da fare. Allora ragazzi, volevo portare un altro gioco. Magari domani sera, domani vediamo una. Deliver of Moon si chiama. Bello. È un gioco perché oggi è stato fatto il nuovo PlayStation Plus. E il nuovo PlayStation Plus ha un sacco di giochi. Oli si sta mangiando la gamba dietro. Quindi Oli sta facendo cose strane. Lasciala lì. Marco, ma hai visto la novità del PlayStation Plus? Sì, sì, l'ho già fatto. Sì. Sono già premium, bruschetta. Sì. Sono stato premium alle 6:25 di mattina. Ce l'avevo già io sul però non sulla... Sì, 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 bellissimi, bellissimi. Cause of the Moon, poi ho scaricato un po' di roba che volevo già comprare e per fortuna non l'ho comprata. Tanti l'ho appena comprati settimana scorsa. NRT, sei tu questo che non vedo, GR4, sì dai, praticamente sì, bruschetta. Adesso con le carva. Sì, infatti ho letto bruschetta dopo quando, perché no, il nome proprio di chi la crea è dove c'ho la face. Allora, GR4, allora, Sharder, entra dentro, GR4, eccole qua. Ah, mi ha già selezionato le GR4, Vediamo che cosa c'è, amore. Vedi una GR4 che ti piace? La 458 Italia ti piaceva, ti ricordi? La 155 è stabilissima, Fa paura. La Ricci. Vada lì. Ok. Da corsa? No, dai, sei serio? Ah, dai, devo andare a comprare le gomme. Che palle. Non c'è, ma vedi, non ce l'ho di nessuna, guarda, ce l'ho solo della 458 Italia e della Mustang. Vabbè, provi con la 458, amor. No? Sì, va bene. Dai, proviamo con la 458. Arriva dai. Che facciamo il passaggio. Magica cosa. Magica bula, sì, che ti bula. No. Ferma, fammi passare. Poi ti alzi, ferma. Sì, non sei ferma, hai tirato fuori dai capelli. Aspetta. Arrivo, raga. Mamma mia, andare in palestra mi massacra, ragazzi. Mi massacra. Arriviamo, La porta. Non ho bruschetta tra gli amici, ma è me adesso. Ahimè, se io sono dentro ti mi vedi. Andrea. Dovresti vederla adesso, Kevin? Ma Kevin, è arrivata la Play! Ecco qual era la foto che mi diceva Kevin! Che figata, Kevin! Boom, contro il muro. È morta la moglie. Ma questo c'è in cosa penata? Sì. Chi c'è? L'otto? No. Perché tu? Perché qualcun altro è andato fuori. No, Kevin non riesce a entrare, raga. Ce l'hai di là. Addammi bruschetta. Mandagli la richiesta.
Dammi sarebbe mandami. Bruschetta 2323, raga. Bruschetta 2323, entrate. Sharder, io non va tantissimo, vero mo? Attento, attento, attento. Però se vedi che esce, mio amor. Non mi piace. Queste sono le macchine, mo. Perché? Perché ha fatto la pista con queste macchine qui, queste sono. Bruschia. Kevin è riuscito a entrare, ragazzi. Frena. No. Allora, Andrea l'ha visto, sta entrando. No, dai, grande Kevin. Stavo vedendo WhatsApp per vedere. Amico mio, è arrivata la play. Te lo sto mandando a Kevin il messaggio. No, c'erano tutti i freni però per terra. No, non riescono a entrare. Bruschetta, mi sa che deve fare la stessa pista e tutto l'amico Sharder, è l'unico che ci fa entrare tutti, Brusche. Allora, aspetta, Kevin è dentro. No, aspetta, Kevin è dentro o no? No, vedo che continuano a entrare e uscire. Però non mi stanno scrivendo sulla live, quindi non so se sono dentro o no. Allora, Kevin, sei dentro? Ma a volte sono lì, poi li fa uscire, mo. Tu pensa a guidare, mo? Ma sei al secondo giro, tesoro? Allora, sembra che è arrivato Andrea, perché ho visto che è dai box adesso. Forse riusciamo, Bruschetta. NRT, dai, sei entrato in un bel gruppo, bello tosto, Bruschi, è grande, grande, grande. Il Sharder non lo vedo da nessuna parte. Marco, amico mio, ma entri, riesci a entrare? Vieni a giocare con noi, io non ti vedo più neanche in live, amico. E fare le curve derrappando. Oh, che è arrivato anche Sharder. Dai, che la ciurma. Ci siamo. Rena. Sì, amore, basta. Stiamo andando benissimo. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissime, grandissime. Una mega GTA-ta insieme. Oggi c'è stata la patch con l'introduzione della Suzuki, della Escudo, che si può provare sul Time Trial, sullo Sport, e domani forse sarà in vendita. E la pista nuova, che io volevo fare quella. Infatti facciamo questa, Brusche, dopo non so se funziona tutto, oppure stiamo qui con te, la crei nuova tu con la nuova, oppure se devi andare o comunque
non so, per qualsiasi roba, la Crea Sharder sulla pista nuova, voglio provare la pista nuova o Carla, insomma. C'è qualcuno? Chi è che starà faticando più sopra che mi faccio detto? No, a posto. Chi è che c'è dietro Bragali TV? Non lo so. Sharder sicuro, grandissimo. Sta dietro e non ti sorpassa, è Sharder. Bravo amore. No. Ho migliorato anche i miei team. Ciao amici e amiche di Twitch. Urca! Dai, brusche. Grande brusche. Mia moglie poteva morire, brusche! L'hai fatto sterzare fuori. Elicottero. Sharder si è unito, oh cacchio raga! Grande! Adesso è venuto fuori Sharder si è unito e ti ha appena superato. Ecco Sharder, la tua amica! La tua... Ma che gli fai uscire il fumo! Fatti rompere la macchina, scusa Sharderino! No, devi andare in box! Tu! Online! Si vede che è andato in box! Ah no, è lì. Caspita, era tipo un fantasma Sharder, sei arrivato a 376 all'ora. Scusa Sharder. Mia moglie ti dice scusa, però potevo morire, come hai potuto? Vai Kevin, secondo. C'è anche un americano. Hoila! Scusa Carla. Vai tranquillo. Una sportella. Grande. Tu devi vedere cosa succede. Dovete vedere cosa succede in live, ragazzi, da me. Una discoteca di macchine. Incredibile l'online di Gran Turismo 7. Ma perché non lo sistemano? Fanno le patch e non sistemano l'online. Polifoni Studio. Giulio Lord no, ho scritto nel gruppo. Ma cosa continua il gioco a dire che c'è gente che entra e esce, che sono dentro, che stanno girando? No! No, è uscito. Vedete raga cosa fanno sti cavolo di server? Ha fatto uscire Kevin. Sì, ci sono, ok. Ma a me dice che sei uscito. Grande Kevin, non mi hai detto niente che è arrivata la play, amico mio, eh? Grandissimo! Surprise! Superstar! In live! E stai frenando troppo e stai andando troppo male. Molla, vedi che stai. Sono uscito per comprare le gomme. Ah ok. Ah, pensavo che ti aveva buttato fuori. Beh, ci abbiamo anche noi le gomme morbide, credo. Comunque stai imparando una pista nuova, bravo amore. Qui si può cambiare anche, non fa sempre quella, no? Bello. Sì, brusche. Aspetta, fai finire il giro a Carla.
che forse è il migliore. Ma che bello. Attenzione, non accelerare. Non accelerare. Ah, hai buttato via tutto qua. No, mio amore, non devi accelerare lì. Visti che sei troppo alta, troppo verso la fuori pista, non accelerare. Era un bellissimo giro. Bello proprio era. Per me puoi avviare, eh? Amici, che lo facciamo? Avviamo? 2.16, hai fatto due giri prima, belli. 13. Madonna, quando fa così il volante è... Allora, Andrea corre con la Bugatti. Allora posso correre con quell'altra, con e quale, amore mio? Queste sono le macchine che abbiamo a disposizione. Era questa e la Mustang. Le altre non abbiamo le gomme. Non abbiamo le gomme. Se no qual era? Scegliene una e andiamo a comprare le gomme. Perché? Eh no, è questo, queste non c'è quella tua. Sì, ho capito. Sto facendo vedere le macchine. Non ti fa avviare. Prova adesso. C'è un Leon che è entrato adesso, raga, non so chi è. Non è di certo amico mio. Forse è per quello che sta ancora entrando. Antonio 22 Leon. Soul Killer si è unito. Queen SR Flake. Non so. Però dovrebbe essere amico di qualcuno. Ma tu hai fatto la stanza chiusa solo amici o la stanza aperta a tutti, Brusche? Non mi piace. Vabbè, allora amico di qualcuno. Vabbè, non c'è problema, nel senso... prova a vedere se parte adesso, che forse ha caricato. Perché americano... prima c'era un americano. Vai, parte. Comunque era lui che stava caricando. Era Leon che stava caricando. BS, penso che vada forte, è uno di forte. Sì, è uno che corre nel mio campionato. Ok, bella, bella. Sono finta. Eh sì. Grande, grande. Va benissimo, no, non è un problema per quello, è che era lui che stava caricando. E tra l'altro è uscito adesso. Stavo facendo un tempone, Kevin. Devo mettere... No, quello è Formula 1. Questo parte così, parte in corsa. E poi non sportellare, mo. Vabbè, qui si... infatti. Allora, ragazzi, Queen butta fuori, ve lo dico. Quindi, Queen è uscito, bene. Sì, mi ha fatto arrivare all'ultimo. Allora, Queen ha buttato fuori Carla contro il muro e se n'è andato. Bellissimo. Grande. Eh sì, l'ho fatto dietro. E adesso va. Usare le marce? Scala. Bravo. Eh no, fai finta, è così che si può imparare. Prendi. Scala.
È così che ho imparato io. Prima guidavo il cambio automatico, facevo le marce, quando ho visto che facevo giusto come le faceva lui. Non so. Vabbè, sono 5 giri, dopo ne facciamo un altro. È un americano che... avrà fatto la stanza aperta, bruschetta, sicuro. Leon non riesce a entrare, ma Leon è un suo amico, quindi ci sta. Poi ha classe S, quindi non è uno che va a sbattere. Però sto americano qua mi sa che è uno di quelli che è venuto dentro a far bordello. Scende la sale. Cioè quando fai giusto, no? Dopo te lo metto. Che hai fatto? Perché ero velocissima. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Seratina online insieme a Sharder, Brusche, Kevin, il mitico Andrea, Marco Drums e Kevin due volte. Ah, Kevin due volte. E Bragali, Bragali TV, che è la mia bellissima moglie che c'è qua di fianco, e Marticco, il mattico, mitico Marco Drums Games qua. Sì, ci ha dato dentro Sharderino, no? Allora, se siete entrati solo adesso, vedete che Carla sta correndo da sola perché c'è entrato un americano e l'ha sbattuta fuori all'inizio in partenza, poi è uscito subito. Quindi, brava. Brava, migliore, brava. Frena. No. Adesso, adesso dai gas. Ce la dai prima, ti porta fuori. No, no, c'è ancora un pezzettino. Frena, frena, frena però. Subito dopo qua. Qua, vedi? Qua. Sul dritto, lì dove c'è qualcosa nero. Terzo. Il tempo. Stai facendo il terzo. Però ti piace, perché comunque vedo che non stai sbagliando molto. Ti piace sta pista. Se no ti eri già lamentata 57 volte. E ma fa schifo, devo cambiare, facciamo un altro. E vabbè, adesso ne facciamo un altro. Ciao amici e amiche! Ma non pensavo che sportellava sto scemonito. Noi non ci sportelliamo. 2-5, tempo bellissimo, Sharder. Sono stanchissimo, ma tu non puoi capire quanto sono stanco. Ecco, allora ragazzi, come va? Come state amici di Twitch? Stiamo vedendo una gara incredibile della mitica Bragali, e mentre io sto facendo un video per YouTube.
sono talmente smuertos, ragazzi. Oggi è uscito il PlayStation Plus quello nuovo, quindi ho fatto il premium, ci saranno tantissimi giochi che porterò sul canale, ci sarà il... No, non dar gas lì. Non devi dare, basta che non dai gas. E dai gas là solo alla fine. DRG Monte Bianco. Penso che sia amico di Bruschetta, perché c'hanno i cosi simili. Comunque benvenuto, se vuoi iscriverti al canale di RG, iscriviti pure al canale e dopo gli parlerà Bruschetta con i suoi amici. Oh, vanno tempo! Brava, mio amore. Brava mio amore, ma sto guardando tesoro, 2.13. E sto sbadigliando, mio amore. Sto facendo un videos. Mo te l'ho detto prima, al momento mi. Ma mi dici di fregare dove vedo le curve, devi fregare dove va, vedi. Qua devi parzializzare. E quella là che va. Ciao amici e amiche, frena. No, questa no. Ormai l'è passata. E stai più in mezzo alla pista, non stare troppo esterno. Questa è la pista, non a ballare. Si è unito la stanza. Adesso è tutto registrato, mio amore. Tutto registrato le dai. E qui è. E qui. E questa è la pista, la curva quella là. Serena. È un po' troppo, mio amore. Non accelerare, non accelerare. Adesso acceleri. E poi la vai a cannare, cazzo. Hai frenato tantissimo. Ciao ragazzi! Come state? Non si dicono le parolacce. Si parla più forte. No. Neanche. No. Bella, bella ragazza. Sto facendo un videoschi, spiritoschi, sparitoschis. Dai l'ultimo, mio amore. Il mio giro, sono arrivati tutti. No, non è ancora arrivato nessuno, mio amore. Cosa? No, ma dico, sono già tra quasi. No, non è ancora arrivato nessuno. C'è la bandiera quando arrivano. Ciao ragazzi, ragazze, mitici e mitiche. Come estate? No, mio amore, quando sei troppo esterno non accelerare, cazzarola. Stanno facendo pubblicità. Ah, ok. Perfetto. Stanno facendo pubblicità a sto bianco. Non ho capito. No, caspita, dai. Frena. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Ok. Ragazzi, devo andare con i ragazzi del team. Bella lì. Buonasera. Ciao Brusche. Aspetta, non chiudere che non finire la partita che deve finire la gara. Aspetta un attimo, eh. Aspetta un minuto che arrivo al traguardo, eh. Aspetta un minuto che arrivo al traguardo. Vai, amore. Vabbè, se riuscite a
Allora, saluta Brusche. Salutami i tuoi amici e chiedigli se gli va, hanno piacere di iscriversi al mio canale, eh? Così almeno si sono visti nella mia live e ecco, ha chiuso la live. No, è finito il tempo. Ah, è finito il tempo. Oh, poverino. Dai, andiamo dalla lobby di Sharder. Sharderino, falla tu la lobby. La pista nuova, Emo? Con la macchina che ti piace a te. Allora, Bruschetta, grazie di tutto e di ai tuoi amigos di iscriversi al canale. Dai, 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 digli al tuo amico almeno uno di iscriversi adesso, così se riusciamo facciamo 590 follower. Brusche, se sei ancora qui con noi. Sharder? Sharder? Chi era quel pirata americano? Non lo so, Andrea, ha sbattuto fuori Carla. Mi ha fatto male. Mi ha fatto male quel pilota americano. Allora, Sharder, metti stanza chiusa. Siamo io, te, Kevin e Andrea in quattro, così non entra nessuno. Sì, sono partita anche in quinta, non era neanche l'ultima. Era bravissima. Tanto non c'è nessun altro che vuole giocare con noi, quindi siamo io, Andrea, Kevin e Sharder. Fai la stanza da 4, Sharder. Allora, bella gara, bella gara, bella, bella la pista anche, ti piace amore? Molto. Parliamo un po' della pista. Sì, bella, molto bella. Ti è piaciuta come pista? Molto bella. Ciao ragazzi, come state? Bene. Io sto bene. Io sto bene, voi? Sto bene, 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 bene. Stiamo bene tutti? Schifo. Come si chiama? Ciao Loki, sei arrivato finalmente. Ciao Loki. Pensavo ci fosse Loki. Ma che cos'è che è successo qua? Ma faccio un burdel. Amigas, mo lo piglio il pirata. È brutto, davvero. Brutto pirata. Davvero. Sono rimasta male, eh? Perché Marco mi ha detto non sportellare. Io mi sono messa nell'angolino e lui mi ha fatto. E lui ha sportellato, dai, non si fa così. Allora mi lasciava sportellare che almeno ho gusto. Ok, ok, anche noi mi sa, Kevin, perché ora che facciamo l'ambaradan qui, tanto poi domani sera ci vediamo e faremo qualcos'altro, credo. Non so se domani sera facciamo Gran Turismo. Vediamo un attimo la programmazione, perché non so ragazzi se avete visto, ma credo proprio di sì, è uscito il nuovo PlayStation Plus con fa un caldo boia, sì fa un caldo boia e sono veramente stanco, ti dico la verità. Infatti vedete che non sto neanche parlando tantissimo, eh? Fanatec GT Championship Powered AVS addirittura. Solo quelli col Fanatec. Ecco che entriamo, mio amore. Dai che facciamo l'ultima corsettina. E poi i ragazzucoli. Quando finiamo, sì, Loki. Finiamo l'online. Sorpresine. Sì, le ho già viste, ma non le ho fatte partire perché eravamo d'accordo che quando arrivavi. Ma questa è sempre un po' la pizza lì. Questa è. Drago. Categoria Sharder. Sai che piace. Che cosa ti piace? La Honda? Ah? NSX? Sì. O la Subaru? O volevi quell'altra dell'altra sera, quella che va velocissima? Io devo puntare su quella che va velocissima e aspettare che loro sbagli. Dopo, Sharder. No, adesso non posso, siamo in live, in cosa. Dopo sì,
Assolutamente sì, no, far vedere le sorpresine adesso, no, siamo in lobby. Dopo appena finiamo la partita, sì, subito. Ah, mamma, se schiacci il volante. Ah, scusa. Mi chiamo. Non si può. Allora, facciamo con la GRX, GR1, ma Carla con la GR1, Andrea, è un casino con la GR1, è questa? Aspetta che gliela faccio vedere. L'ho vista prima, questa sarebbe la GR1. Questa qui. Ma l'avevo già guidata. Sì, l'hai guidato l'altra sera, questa. C'è la Toyota. Vuoi provare? Prova, dai. Ibrida. Questa. Allora, Andrea, prova. Se non riesce, andiamo sulla NSX, ok? Ah sì, lascia. Non è un problema. Se no, dai, non è un problema, gioca con questa. È comunque è fississima sta macchina. È che solo va veloce. Minchia, si frenano. Non sono quasi frenare, fatta. E qua non è frenato. Ciao amici, amiche. Qui è tutto pieno. Porca. Già il primo morto. Io non ho fatto niente. Che sarebbe GR3, no? R1. Siamo, non sono quasi frenare. Questa non è quella pistola. No. Ti ho già detto, baby. Aria di frenata, vuol dire che per il gioco non è da frenare lì. Aspetta. Ce l'hai la GR1, Kevin? Se no facciamo la GR3, eh? C'è la Honda NSX. Perché cambi sempre impostazioni? No, il gioco, perché cambia le impostazioni? Non so perché mi cambio tutte le volte la cosa, le marce. Grazie. Mizzica. È nuova, l'ho messa oggi. Bellina? Americana. Sì. Sto facendo una cosa, ma un video. Allora ragazzi, dirò sempre così fin quando finito, ragazzi. Mr. Sandman, oh yeah, che era bellissimo quella canzone. Ma è una macchina docile. Non riesco a capire perché. Vuoi provare la Porsche? No, la Porsche è uguale, non è ibrida, ma viaggia, anche della macchina, aspetta.
Ma per farti provare la Porsche. Magari con la Porsche trovi meglio, scusami. Che stai andando fuori pista. Perché mi ha fatto perdere la pista? Sì, dai, colpa mia. È ibrida anche la 11, eh? È ibrida anche questa, solo che è Porsche. E normalmente dalle Porsche normali che non si riescono a tenere in strada, manco una, questa è bella tosta, eh? Kevin. Non c'ho più il fondo, capito? Sei seria? Perché? Ma sì, ma mo, ti sei andata dritta, non c'entra niente la sportellata dell'amico Kevin. Ma dai, sei andata dritta a prescindere, non hai neanche visto la curva. Vai. La meta snow, vai. Fai l'altro giro che nessuno ti sportella e vediamo se ce la fai a vedere dritta. Non ci si lamenta, si gioca e si diverte. No, l'hai vista a metà che andava fuori, perché acceleri ancora, ma poi acceleri quando sei sul verde, ma così. Che legnate sto joypad, sto joystick. Tira legnate, tira. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, quasi fine live, stiamo facendo un GR1 insieme agli amici. Carla ha perso un po' di concentration. Vuoi che giro io, ma dai che giro io, perché ho visto che Carlina ha perso la concentration. Ok ragazzi, ci sono qua io. Dai. Palle. Allora, impostazioni. Allora, con la GR1 non l'ho mai provata, eh? Quanto sono fermi nel GR1, raga. Bella lì, amici e amiche di Twitch. Pista nuova, America. Nella live prima ho provato la Escudo, che verrà probabilmente messa in vendita domani. Non sappiamo neanche ancora i soldi, quanto costa. Questa è la nuova pista americana. Bella questa destra sinistra veloce.
No, Charter, era il mio giro buono. Chiudi poi, apri e chiudi. Apri e chiudi. Cos'è? Chiudi questa porta, mo, non è tutta aperta. Come lei... a metà si chiude, no? Troppo aveva voluto. Posso farla anche in pieno, mi sa. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi! La Porsche! Questa, Kevin! Ma è possibile che non ce l'hai? La Hybrid 919 Hybrid del 2016? Una GR1? Questa o la Toyota questa qui, la TS050. Sì, in definitiva le GR1 sono queste qua. C'è la Toyota ibrida e quella del 9, la 919 ibrida del 2016. Si può partire per me, ragazzi, eh? Con la LMVGT sta correndo. Aspettate a far partire la gara. No, ho sbagliato, amici. Andiamo a vedere gli altri. Charger, aspetta. La Mazda state usando voi? Andrea come viaggia, eh?
Che macchina è l'MGT? E questa qua è questa, Kevin. Aspetta, ho anche la livrea, questa, la Mazda. La Mazda LM55 BGT, questa, guarda, te la faccio vedere. No, questa la Mazda qua non si fa in pieno, eh. Ciao amici. Se tu prendi la 919 ibrida del 2016 è una bestia, Kevin. Ah, non vieni? Ah, sei dentro, sei dentro. Ok, ok. Aspetta, fammi finire il giro. Vai, vai pure. Parti, parti, parti. Parti pure, Sharder. Ah no, 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 parti in cacchio. Ok, parti. Ecco ragazzi. Tre, due, uno, via! Ah, un po' di cannata. Io voglio sempre stare dentro i limiti, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Ciao amici e amiche,
Come state, ragazzi? La pista? Sì. Molto, molto bella. Molto bella, Loki. Sì, avevo capito che c'è il correttore dei telefoni che scrive tutto strano, raga. Sì, è molto bella. Ti dico la verità. Veloce, anche un po' tecnica, niente curve assurde da... Bella, mi piace un botto. Perché abbiamo fatto l'online, se no facevo l'esperienza sul circuito. Che è successo? Ma che è successo, Kevin? Non so niente, Andrea. Ok. Ma mi dispiace, Andrea. Sai che io corro sempre volentieri con te. Non so che cosa è successo. Ma perché non gli hai dato la posizione, Kevin? Andrea, caspita. Se vuoi ne facciamo un'altra dopo, io e te, se vuoi, amico mio. Oppure facciamo un'esperienza sul circuito. A parte che sono già le 11, amico mio. Ah, ok, dai. Allora, guarda, domani sera non so se faccio Gran Turismo. Però se sabato faccio Gran Turismo, vieni dentro, amico mio, facciamo una garetta io e te, eh? Tranquilli. Io ero fermo, non l'ho visto più. Non lo so se è una questione dell'online, raga, o che cosa, boh. No, Loki, assolutamente no. Chiedi immediatamente scusa, Loki, qua sei anche uno del gruppo, te l'ho detto oggi. Kevin è un amico, viene anche con noi su varie robe, se ha sbagliato chiede scusa, se non ha sbagliato, beh, però non si deve scrivere certe cose in chat, Rocky. Soprattutto noi che siamo del gruppo corse e noi che siamo quelli che fanno lo show, assolutamente, Rocky. No, questa cosa non mi è piaciuta, Loki. Uno può sbagliare, uno può farlo apposta. Se lo fanno apposta non si possono fare anche le serate. Stavo passando a fianco e non ho capito più niente. Allora, ragazzi, i problemi che ci sono in Gran Turismo 7 sono quelli dell'online. Quindi anche il tipo di prima che c'era live testimone magari non è venuto addosso a Carla, ha fatto un casino, è uscito. È solo perché si è disconnesso dal server e ha fatto quel bordello lì. Se andate a vedere la mia live, anche c'erano altri episodi dove Sharder a un certo punto spariva. Esatto. Se Kevin fa apposta, ormai lo conosco da tanti anni, mio amico, chiede scusa o lascia passare. Quindi non credo, Andrea, che è stato questione di sportellamento. Se è stato, vabbè, ti chiede scusa e facciamo un'altra volta senza nessun problema. Ma quello che ha scritto Loki non mi è piaciuto. A parte che Kevin è italiano forse più di noi, però non si scrivono certe cose in chat, soprattutto da chi è l'emittente. Noi siamo l'emittente. Infatti, vabbè, Kevin, chiedigli scusa e finiamo qui la storia, perché Andrea è un grande del canale, è un grande amico, quindi anche lui. Non voglio che nessuno vada. Beh, dai, ragazzi, su. Vabbè, io non vado addosso a nessuno, quindi raga, Marco Drums, venite, giochiamo insieme. Ma Loki, a parte che
stanno parlando loro due che erano lì. Comunque Kevin dice che è l'online che fa schifo ed è anche vero. Andrea dice che l'ha sporterato più di una volta. Tu non devi scrivere quelle cose lì, è tutto, è semplice, eh? Non si può scrivere quelle cose che hai scritto. Indipendentemente da uno se va addosso o no. Poi se è la gara sportellate, ragazzi, sono io il capo del canale. Se io dico che la gara sportellate, si sportella. Se la gara invece va fatta normale, non si sportella, va. Ma Kevin, chiedi scusa e finiamola lì, non è che bisogna litigare in chat, raga. Sinceramente, poi non so che cosa dirvi, io sono qua che sto correndo. E pur di non andare addosso agli altri, piuttosto arrivo ultimo, come si vede in tante mie live, che arrivo anche ultimo. Dai Kevin. Kevin no. Non fatemi bannare la gente in chat, eh. Non fatemi arrivare a questo, perché che vi mettete a litigare nella mia live non mi piace, non mi piace a me. Adesso state voi due mancando rispetto a me. Cioè, Andrea è un grande amico, viene qui tranquillo, sì. Se ha sbagliato lascia passare, basta. Chiedi scusa e finita lì, Kevin, dai. Non si può fare così. Non mi piacciono questi comportamenti. Anche perché con tutta la fatica che sto facendo per tirare sul canale, per far venire amici, per ridere e scherzare, se ci sono queste situazioni, ragazzi, io non gioco più online, ve lo dico. Faccio solo quello che devo fare, punto e basta. Perché si sono già verificati 2 o 3 accadimenti che non mi sono piaciuti neanche un po', e se andiamo avanti così... Sol, però anche tu fai parte del reparto corse, bisogna essere i primi a chiedere scusa e finire il discorso, capisci Kevin? Cioè, poi dopo se vuoi ne parliamo anche in privato, però dice che sei andato apposta e non sei sportivo, gli chiedi scusa, la prossima volta non lo fai o non giochi più, insomma, giochiamo in altre situazioni insieme e non si fanno le gare così, però ragazzi, su, è un gioco, è un gioco e si gioca, e io ho un canale dove faccio ridere e scherzare la gente, non si dice parolacce né niente, non mi piace questo tipo di situazione. Allora ragazzi, dai, finiamo l'online, perché ho capito che mi sa che per un po' non dobbiamo neanche più giocare online. Grande Andrea, oh, così mi piace, oh, e vabbè, vi siete sportellati e finita lì, dai raga, su, facciamo l'amore e non facciamo la guerra. Chi è che deve arrivare? Ah, Kevin. Quindi ragazzi, allora, diciamo che per quanto riguarda l'escudo è un bel casino, perché devo provare parecchio. Sì, infatti, no, ma mi sta un po' passando la voglia di giocare online, ti dico la verità, Sharder, ti dico proprio la verità, però vabbè, non... Esatto. Allora, tiriamo i puntini sulle i, ragazzi. Allora, oggi c'è stato il PlayStation Plus Premium. Quindi sono passato a Premium, ci sono un bordello di giochi nuovi, ci sono i giochi PS1, PS2, PS3, PS4, basta. C'è quello i della Luna che è PS... Allora, facciamo una cosa. Salvo replay. E poi ci sono giochi veramente fighi, giochi vecchi, ci sono giochi che si possono fare anche direttamente senza scaricarli sulla console, e quello vorrò fare una live apposta per far vedere un po' il PlayStation Premium. PlayStation Premium ho fatto, e tra l'altro vi farà fare la conversione, quindi se vi mancano, non so, 100 giorni, 60, 40, quei giorni che vi mancano, vi fa fare la conversione
e pagate solo una piccola parte. Adesso io, per chiudere in allegranza la serata, voglio farvi vedere la Suzuki, che è quella che è uscita oggi, e andiamo a farci un paio di giretti a Monza, perché a me piace un sacco Monza. Chiudiamo la live e ci vediamo domani. Allora, diciamo che c'è stato, vi faccio vedere se siete entrati adesso, amici miei, tra l'altro iscrivetevi al canale se volete, dai che siamo 590esimo follower, chi si iscrive come 590esimo follower, dai raga, non è possibile che sei fermato tu. Allora, la pista è questa qua, la pista è Whitkings Glen, e me lo fa fare con la Genesis, eh? beh, ci si può, domani possiamo anche provare. Allora, diciamo che volevo no, Monza. Facciamo Monzetta con la macchinetta nuova. Non c'ho gomme, non c'ho niente, quindi la facciamo facile perché non c'ho voglia di sbattermi. Ok. Poi tra l'altro dovrei anche usare il volante. Vediamo se hanno fatto almeno l'interno di st'auto. Ah, sì, l'hanno fatto. Ma io l'avevo già vista sta macchina. Possibile che magari ce l'avevo già e hanno fatto... Porca, com'è gnucca la... È gnucca, raga. Oh, ma che bordello, oh! Ha un cofanozzo, eh? Mi piace, raga, questa Suzuki. Che bella il freno. Vediamo da dentro. Si vede bene. Oh, non mi fanno passare, eh? Oh, la Suzukina non è mica male, raga, eh? Caspita, raga, caspita, che sorpresa. Che sorpresa la Suzukina. Bella. Bella davvero, raga. Mi piace come tipo di automobile, raga. Anche come è turbo, sì, si sente il turbetto. Anche come erogazione della potenza, molto stabile. Mi sembra che viaggia anche, tra l'altro. Dalla parte della visuale interna è molto bella. Andrea, ci sei ancora? Ci siete, ragazzi? Se siete vivi, battete un colpo! Amigos! Mi avete lasciato correre questa Suzuki da solo! Beh, amigos! Ah, grandi! Avete visto che bella sta Suzukina? Orca! Vabbè, lì ho preso dentro il cordolino, eh! Andrea, ci sei ancora, amico? Bella. Uh!
Justin De La Page. Allora andiamo a... andiamo a vedere il replay perché voglio proprio vederla da fuori, questa mega macchina figosa. E poi... Madonna, mi manca anche la voce. E poi ci vediamo Doge Manes, ragazzi. Domani sera non so con che gioco arrivo però, eh. Perché potrei fare Gran Turismo come potrei fare qualsiasi altro gioco del pianeta. Bella. Mi piace sta Suzuki, ragazzi. Non so perché, ma a parte proprio visivamente compatta, un bel motorazzo davanti, guarda lì, la Ferrari. Dai, mi piace anche come stazza, guardate che bel cofanozzo, bello alto, poi è piccolina, sembra un giocattolino, però viaggia, però se guardate bene non è vero, perché ha anche un bel passo, è proprio come fatta in altezza e un po' compattina che la rende proprio, vedi come i fari belli alti, come la rende bella tosta. È una bella cabrio, una spider. Vedi che poi alla fine con la Aston Martin siamo lì, anzi forse anche un po' più altina. Grande Andrea, guarda che bella sta Suzuchina, bella Andrea, grande amico mio, guarda che bella questa Suzuchina, una sorpresa, anche dalla parte visiva interna. Non riesco a capire sti specchietti che mettono dentro, che sono veramente una merda, perché nessuno penso che guida vede gli specchietti lì dove sono, gli specchietti sono fuori. Però a parte questo, che mettono gli specchietti lì per fare sta vision, no? Sta visuale, che poi se ti vendono le telecamere di certo non si vede così. Però guardate che bello il casco, McLaren Scuderia Italia del nostro Racing Team, raga? Facevo più alto e chiuso il tettuccio. Quello davanti dici, sì, l'hanno lasciata proprio aperta. ma ci sono quelli che si fanno spettinare, no? Poi devono andare in giro col pettine. Guarda Andrea, se io compro questa Suzuki devo andare in giro col pettine e fare così. Oppure andiamo tutti in giro alla domenica a mangiare il gelato col casco. Che potrebbe essere una bella idea, una bella idea. Guarda qui come l'ho fatta bene, opla! Però vi dico la verità ragazzi, tiene la strada un botto. Secondo me è veloce, Perché guardate che non sempre quando si fanno, lasciamo stare che è facile, però non sempre quando si prende le macchine, non si elaborano nemmeno un pelino, si riesce a fare dei bei tempozzi da subito. Quindi secondo me ragazzi per 450.000 compratevela, vale la pena questa Suzuchina. Dopo a me mancano veramente pochissime macchine, manca la Toyota da 3 milioni e pochissime macchine così, proprio che si possono comprare. Per la miglior GR1 la Mazda di prima è bella piantata sul tracciato, hai ragione. Però ti dico la verità, la Porsche non so se Charles era sbagliato ma gli davo via, quindi non so se è una questione di errore di Charles oppure che proprio con la Porsche riuscivo a fare meglio le curve, soprattutto la chicane. Guarda qui! Ghiaia dappertutto! Nel motore e nel cofano! Le ho messo la ghiaia dappertutto! Mi piace! Comunque a livello design sta Suzuki spacca, Poi ognuno ha al suo gusto, raga, Però vi dico la verità, sta Suzuki a me piace un botto. E probabilmente chiederò al mitico Charles di farmi anche una livrea su sta Suzuki. Voglio proprio vedere che cosa mi combina Charles. Ok, perfetto. Beh, comunque stavo andando forte, Comunque sono andato forte con quella bella Porschettina. Allora amici e amiche, grazie di essere stati con me. Dai, comunque sostanzialmente è stata una bella live. Ci vediamo domani sera, ore 21. Sì, infatti nessuno sta dietro a Marco Drums Games Channel. Guarda qui. La Mazda mi sembra la Tomahawk. Ah, la Mazda
Sì. Guardate qui, ragazzi, Marco Drums ha vinto. Oh yeah, baby! Ragazzi, sto morendo di sonno, davvero. Io vi ringrazio, vi saluto, amici miei, Andrea, Kevin, Sharder, bella, grande Gigi, un Gigi, siete stati comunque grandi, certo ragazzi, dai che ce la facciamo, diventiamo tutti più bravi, tutti più tranquilli e tutti più ricchi, e magari raga, magari. Allora, amici miei, io vi saluto, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Bravo, Sharder, mi piace quando fai così. L'ho presa, ma devo pensare alla livrea. Voglio una livrea di questa macchina. Quando hai tempo, quando puoi, quando hai un attimo. Amico mio, così. Notte a tutti, grande Andrea. Ci vediamo domani sera, Andrea, ore 21, Entra dentro quando vuoi, sai che Marco Drums c'è sempre per tutti. Ciao ragazzi, alla prossima.